baby, I'll be here. Ma non si teme mai, c'è sempre, come dire, per mio carattere c'è sempre quella possibilità di cercare di raggiungere il pareggio e poi magari fare qualcosa in più. Quindi questa l'abbiamo tentate tutte. Penso che in questa partita sicuramente abbiamo prodotto tanto, non siamo stati bravi sotto porta a chiudere diverse situazioni importanti che abbiamo creato, due delle quali ci siamo presentati davanti alla porta senza opposizione da parte dei difensori, non siamo stati direi determinati a fare il gol, perché anche in qualche altra partita abbiamo avuto questo stesso problema, anche nella partita scorsa che abbiamo perso 3-0 in casa con Monopoli, e quindi sicuramente un atteggiamento che dobbiamo cambiare nel più breve tempo possibile, perché secondo me abbiamo una squadra di una buona qualità, però tutto quello che produciamo secondo me lo vanifichiamo, perché non abbiamo in alcune situazioni non abbiamo la giusta cattiveria da un punto di vista calcistico per andare a concludere tutto quello che produciamo. E non è riferito naturalmente solo agli attaccanti, ma un po' all'atteggiamento di tutta la squadra, anche per il gol che abbiamo preso. Secondo me abbiamo preso un gol che solitamente non dobbiamo prendere. Abbiamo sbagliato un'uscita, abbiamo sbagliato dopo l'uscita della palla, abbiamo sbagliato una chiusura con la nostra linea, è una cosa che è un errore che abbiamo commesso, che ci stiamo lavorando per evitare questo tipo di situazioni. Ma da un punto di vista del gioco, della qualità, sicuramente abbiamo fatto, però secondo me abbiamo sbagliato delle situazioni in uscita con palla al piede dove dobbiamo essere più efficaci in quello che facciamo, no? Noi abbiamo perso questa palla nella zona di destra di attacco, dove sicuramente una palla di quella con una squadra aperta in uscita non la dobbiamo prendere, e abbiamo preso il gol. Quindi, ma questo stesso errore abbiamo fatto nemmeno con Monopoli, perché il mio presidente ha detto sì, Leonzio batte Leonzio 3-0, ed è la verità, perché se noi andiamo a vedere i dati statistici delle partite, andiamo a vedere i numeri, vediamo che i numeri ci dicono altro. Però siccome il calcio, i numeri sono importanti, ma poi dipende dall'efficacia che tu hai nel tuo gioco. E secondo me noi in questo dobbiamo crescere. È vero che abbiamo la nostra identità di gioco, crediamo a questo progetto tecnico che abbiamo messo insieme alla società, con la società del presidente, il mio direttore sportivo Mignemi, e quindi crediamo in questi uomini, però sicuramente dobbiamo, dal punto di vista della determinazione in campo, dobbiamo fare qualche cosina in più, perché oggi non è bastato a portare a casa i tre punti, perché penso che per l'amore del gioco che abbiamo fatto meritavamo qualche cosa in più, però nel campo ci diciamo. Mister, l'episodio che forse ha cambiato la partita è stata la parata di Narciso sul tiro di Montinaro, lì si rischiava addirittura di finire sotto 2-0, sì. Quanto è importante? Negli unici due tiri che ha fatto in porta il Biscegno, mi sembra. Quanto è importante, quanto è importante avere un portiere dell'esperienza di Narciso? Penso che Narciso è stato un giocatore che secondo me la mia società ha fatto un grande colpo di mercato, perché per una neopromossa in una realtà che magari chi non la conosce sembra una piccola realtà, ma sicuramente una società ambiziosa che ha voglia di programmare un futuro importante dal punto di vista calcistico, mi riferisco al modello, a quello che si vuole creare, e sicuramente abbiamo portato un giocatore. La società è stata brava, il direttore sportivo e il presidente sono stati bravi a portare un giocatore come Narciso, che sappiamo tutti quello che fa e quello che ci permette di fare. Quindi per esperienza, per qualità, noi sembra che abbiamo un centrocampista in porta, quindi magari ci possiamo permettere alcune cose, perché abbiamo un giocatore che oltre a saper parare sa pure giocare. Altra domanda veloce: soddisfatto della reazione della squadra dopo il gol subito, perché si veniva comunque dai tre gol incassati in pochi minuti nella sfida con Monopoli? Relativamente soddisfatto, perché mi aspettavo il gol del pareggio già nel primo tempo, per quello che siamo riusciti a produrre, e poi alla fine abbiamo pareggiato negli ultimi minuti, mancavano non so 5 minuti, quindi voglio dire, dovevamo cercarlo prima, perché secondo me questa era una partita che si doveva vincere e si poteva vincere. Mi spiace per il mio collega che apprezzo molto, però so quanto è meticoloso pure lui nel suo lavoro, quindi io penso che sul campo mi darà qualche cosa molto.
Mister, le esclusioni di Tavares e di Camilleri frutti di scelta tecnica o di problemi di condizione fisica del giocatore? No, sono state una scelta tecnica mia in queste partite, in base alla settimana che abbiamo fatto e le partite precedenti, ho deciso di mettere in campo Abilanti e Ferreira, che è un ragazzo su cui crediamo tanto, però poi diciamo che Tavares quando è entrato è stato decisivo per il pareggio. Sicuramente il punto non è che ci può, sicuramente perdere una cosa, pareggiare è tutt'altro. Sì, sicuramente l'ingresso penso positivo e penso anche meritato, anzi sicuramente secondo me la partita, ma qualsiasi partita viene fatta da episodi, secondo me potevamo fare qualcosina in più, nel senso anche del risultato, perché è vero che i primi 5-10 minuti abbiamo preso un gol, però poi è tanto vero che dopo quel gol abbiamo creato 3, 4, 5 palle gol, di cui 2 o 3 veramente nitide, e questo ci fa ben sperare, perché non avere peggio, però come ho detto prima, anche dopo Monopoli poi bisogna anche concretizzare. Allora io penso che per il tipo di gioco che vogliamo fare noi, che ci chiede il mister, e secondo me lo possiamo fare, ci vuole del tempo. Sicuramente ad oggi dobbiamo crescere tantissimo su tanti aspetti. Uno di questi è quello dei primi 5-10 minuti, perché il Matera, contro il Matera la prima partita abbiamo avuto qualche occasione per loro di troppo, a Trapani la stessa cosa, contro il Monopoli dopo 20 minuti purtroppo c'era un 0-3 e ad oggi dopo 5-10 minuti c'era un 0 per vicino. Però devo dire che noi siamo in crescita, e che se contro il Matera e il Trapani abbiamo avuto poche palle gol, e tant'è vero che dopo col Monopoli contro il Bisceglie abbiamo avuto tante palle gol. Questo per me secondo me è un dato positivo. Poi sono il primo a prendere la responsabilità, che dopo si deve anche concretizzare. Però penso che siamo in crescita, dobbiamo solo che migliorare e lavorare giorno dopo giorno per migliorare sempre di più e fare il gioco che possiamo e che ci chiede il mister. Diogo, quanto pesa l'assenza di Arcidiacono per allargare il gap in fase offensiva? No, Arcidiacono sicuramente è un giocatore importante che ci manca, perché comunque è un giocatore come Bollino, come buon figlio, sono giocatori che cambiano, possono cambiare la partita. Io dico questo perché cioè lei a me non mi può chiedere di puntare un difensore, dribblare, saltare, loro lo possono fare, e con quella giocata lì, con quella caratteristica lì, poi cambia la partita, perché la disequilibri, salti uno, due giocatori, fai la giocata, e quindi sono giocatori. Poi accidiamo sicuramente uno, la carriera l'ha fatta, e quindi è un giocatore veramente importante su questo aspetto e per il nostro gioco, e quindi lo dobbiamo solo che aspettare. Però gli devo dire che abbiamo anche degli altri giocatori che sono importanti, che oggi sono entrati, magari non segnando, ma hanno dato il loro contributo. E poi io almeno di quello che ho visto, parlando di uno che ha fatto il mio ruolo, che Ferreira, per me ha fatto una gran partita, anche una partita di sacrificio, di lotta, e ha fatto una gran partita. Poi sicuramente all'attaccante si chiede di segnare, come è giusto, però ad oggi nel calcio d'oggi non ti chiedono solo quello, quindi la squadra secondo me ha fatto un'ottima prestazione, ecco. Quello non lo so, quello dipende dal mister, ecco, perché secondo me, almeno come la vedo io, non volendo magari rispettarmi, siamo due punti centrali, ecco. Sicuramente sono d'accordo con lei, siamo entrati, cioè stavamo bene quei minuti che siamo stati, e lui magari attaccava la profondità e un incontro, viceversa, e quindi c'era un'intesa, ha ragione. Però per giocare insieme vorrebbe dire cambiare modulo, ecco, quello poi io alzo le mani perché non è di mia competenza. Ah, faccio fatica a fare calciatore, l'allenatore.